Io invece vorrei parlare del caso Report. Lei, direttore, sa quanto io apprezzo il suo lavoro sulla Rete 3, l'ho detto pubblicamente, e soprattutto il lavoro di Report. Io l'ho detto pubblicamente qui, lo sanno tutti. Eppure, l'altra sera, direttore, secondo me, a mio avviso, sempre parlando di dati, è stata firmata una pagina nera del giornalismo, una pagina che sarà nei libri di giornalismo. Al di là del pedinamento di un funzionario dello Stato, secondo me sono stati tutti pedinati, lì c'era un ingorgo di pedinamenti del funzionario dello Stato, di un senatore, di un ex presidente della Repubblica, quello che vogliamo. C'è una foto di un colloquio che non ha nulla che non. Che non Tutti noi abbiamo colloqui e non vi è nulla di illegale, non vi è nulla di illegale. Anzi, se mi chiede a me, venendo dal mondo, conoscendo molti pubblicitari, diciamo, il sogno di ogni pubblicitario è mettere un cartello pubblicitario in quell'area, sull'autostrada, dove tutti passano, tutti ti vedono, è il sogno di ognuno. Cioè, non è che li hanno beccati, non c'è nulla di illegale, stanno sull'autostrada e viene messa questa foto con questo video nella trasmissione di punta della Rai e d'Italia, perché l'Italia ha solo due o tre trasmissioni che gli italiani vedono: Report, Striscia la Notizia, e finisce lì. È stata messa, stava a casa a cercare di dimenticare i guai del Covid, i guai del lavoro, i guai delle bollette. Lì c'era una consecutio drammatica. Si fa vedere un senatore che va al carcere, ci sono le immagini del carcere, va a fare una visita in carcere, a un senatore che è in carcere, il senatore Verdini, esce dal carcere e incontra un funzionario dello Stato. E poi c'è tutto una cosa, sì, ci sono le nomine, molto probabilmente, infatti il mio partito ha pubblicamente criticato quelle nomine, io in particolare. Non, è una pagina nera della comunicazione italiana, perché non c'è nulla di illegale. Lì, se c'è qualcosa di illegale, è il pedinamento. Non c'è nulla di illegale, è stato confezionato, e lei lo sa, la televisione è 50 immagini, 50 testo. Lì è stato confezionato per devastare l'immagine delle persone che non hanno fatto nulla di male, e non solo dell'interessato. In quelle persone, in quel partito ci sto io, in quel Parlamento ci sto io pure, e non me lo merito, e non me lo merito dall'azienda che purtroppo pago da quando sono nato, e se fosse per me non la pagherei, ma mai più. Forse il più grande errore che abbiamo fatto è mettere il canone in bolletta.